Ciao, il 26 di maggio 2024 è una giornata di piena primavera. È una domenica e io vi voglio, tutti quanti presenti, a Fortunago. Cos'è questo nome così particolare? Un nome che ti dà già subito positività. È un bellissimo paesino dentro le colline pavesi. Un verde incredibile, rigoglioso, sembra un villaggio turistico. E in questo posto hanno aperto un auditorium, pensate, che farebbe gola alle più importanti città europee. E invece l'hanno aperto lì. E io l'ho preso il 26 di maggio prossimo per una giornata unica speciale che si intitola Il paradiso può attendere, importante film con Warren Betty uscito nel 1978. Il tema? Il tema sono una spettacolarizzazione con video, musiche, coinvolgimenti dei relatori molto importanti per un'indagine sulle prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Una giornata fantastica da passare tutti insieme con i vostri amici in un contesto veramente unico. Vi aspetto a Il Paradiso può attendere, Fortunago Colline Pavesi Domenica 26 maggio 2024. Regalati una giornata diversa, particolare. Vai su marcocesaticassin.com e guarda tutte le informazioni. Ti aspetto! Sera a tutti, come state? Avete sopravvissuto alle grandi mangiate pasquali? Ciao Sonia! Ciao. Ti trovo benissimo luminosissima con dei capelli bellissimi. Allora, questa sera eh, abbiamo una serata molto intrigante. Eh, è tutto un sogno. Le nostre ricerche vanno avanti, i nostri contatti proseguono, le informazioni sono veramente incredibili e noi un po' col contagocce vogliamo condividerle con voi. È tutto un sogno? Io sto sognando in questo momento di parlare con te, Sonia. Viviamo in un grande, enorme sogno dove tutti quanti stiamo sognando? È così? È proprio così. Siamo nel sogno del sogno. E nella creazione della creazione, perché tutto questo sogno è una nostra creazione. Cosa significa che noi per questa esperienza l'abbiamo scelta non come si è sempre pensato per fare tutte queste vite andare avanti e indietro nella materia, vivere tante vite poi tornare di là, poi andare di qua, ma bensì perché noi siamo creatori e come unico scopo e grande scopo ci siamo eh, promessi di raggiungere una cosa più grande e cioè la creazione di questo mondo e dell'altro mondo e riuscire a risvegliarci da questo nostro sogno di creazione ok riuscire a risvegliarsi da questo sogno di creazione vuol dire prendere la famosa coscienza di cui parliamo praticamente tutte le settimane giusto esatto okay. e risvegliarci proprio nel vero senso letterale della parola Dobbiamo svegliarci. Cioè, quindi... come, eh, come se dormi, no? Tu dormi, esatto. no? sei è letto che dormi, sogni, viaggi, no? Ok, a un certo punto ti svegli a casa tua. Esatto. Quindi, nel momento che tu ti svegli, vedi il mondo in modo diverso: non è più come era prima. No, tu quando ti svegli capisci che quello che dove, dove stavi vivendo era un tuo sogno, una tua creazione, una creazione collettiva. Ok, e dopo puoi guardare il sogno dall'esterno e aspetti gli altri che comunque si svegliano. Ok, questo, questo percorso è un percorso che riguarda tutti quanti noi, e eh, a questo punto io entro in un altro concetto che mm. mi sembra che tu stia portando avanti da qualche tempo in compagnia eh, di. Diciamo, eh, personaggi che hanno segnato quest'epoca per quanto riguarda questi studi l'argomento è la materia e l'antimateria perché ti stanno informando sulla materia e l'antimateria, Sonia? Allora, l'antimateria è sempre stata ambita no? il fatto di creare quest'antimateria anche in laboratorio che l'antimateria si dice possa essere la particella di Dio no? quindi la creazione eh, ma qui, sulla, ovviamente sulla Terra, è difficilissimo che si mantenga, e riesca a, a mantenere dell'antimateria, perché siamo all'esatto opposto. Okay? E se l'antimateria andasse a contatto con la materia, tutto imploderebbe. Noi siamo antimateria. Siamo antimateria e perché siamo particella di Dio. E per venire, per fare questo mondo materiale, dobbiamo avere un corpo fisico, come una capsula no? di protezione. Okay? Abbiamo questa capsula di protezione che ci permette che la nostra antimateria non vada a contatto con la materia, ma sia materia. Quindi noi, come spirito, siamo antimateria? Sì. Ok? Noi siamo antimateria. Abbiamo bisogno di questa capsula protettiva, potrei anche dire... Che si chiama materia, che è il corpo fisico. È da spiegare anche la materia, l'antimateria ah, è una materia simile e composta similarmente alla materia, okay? ma è composta da particelle che sono il contrario della materia. Quindi sempre il mondo specchiato. Com quindi, come c'è un protone e un antiprotone, c'è un mondo e un antimondo esatto, il di qua e il di là. Ok, e quindi quando noi siamo di là è come se fossimo gli antiprotoni. Siamo creatori, nel senso che siamo antimateria, siamo antimateria, noi possiamo parlare dei nostri corpi, siamo corpo eterico, corpo astrale e, co e spirito. Ok, quindi a questo punto nel corpo... Quindi il corpo coagulato cosciente, che è il riassunto di questi tre corpi, no? Quando non sì. sono più divisi, giusto? No, allora i corpi sono lo stesso uniti, ma ci manca proprio l'involucro co coagulato giusto. Allora per sopravvivere nell'antimateria, il corpo è antimateria. Ok, quindi noi ci dobbiamo risvegliare nel nostro corpo. Quando mettiamo, tiriamo uno a caso, Gesù, perché lui lo conosco meglio, è asceso, è asceso con, un, con la capsula di un corpo coagulato cosciente, se no sarebbe imploso. Quindi per poter ascendere ci vuole un corpo coagulato cosciente, che non è quella capsula che abbiamo adesso, è una capsula no, diversa. Questa intendiamo. capsula ci serve per vivere la materia. Per okay. vivere nella, dove, dove siamo noi creatori, in, nel posto che noi abbiamo, che siamo creatori nell'universo, come lo vuoi chiamare? Ok, da dove veniamo? Di quello che siamo, dobbiamo avere un'altra capsula che non è questa. Quindi, se noi siamo creatori, sto seguendo il tuo ragionamento: noi siamo creatori di questo mondo fisico, tutto quello che vediamo. Certo, noi abbiamo, abbiamo fa voluto fare questa esperienza al contrario per vivere questa materialità, perché noi dobbiamo sconfiggere questa materialità e riuscirci a risvegliare, ok? Abbiamo fatto più danni che il resto, a dire la verità, però certo. il concetto era quello di andare oltre i limiti del creato, una creazione che sia conforme e contraria alla vera creazione. Quindi noi abbiamo creato la creazione al contrario. Ok, quindi a questo punto possiamo anche asserire che il mondo stesso è un mondo coagulato cosciente. Il mondo è vivo. Il mondo allora, è vivo. Allora, non la materia, perché la materia in sé è il contrario, quindi la materia non è viva. L'antimateria, quindi l'aldilà come noi lo concepiamo, è vivo quindi chi alimenta la materia è un'energia viva, cosciente. Spiegatemi ancora di più. Allora, eh, come posso spiegare? L'aldilà, quando noi siamo nell'aldilà, ci manca solo un corpo coagulato, la capsula giusta, se no, saremmo già illuminati, saremmo già risvegliati però siamo nella creazione quindi nel mondo coagulato quello vero quello vivo ok di là è vivo di qua non è vivo di qua è, è come un'immagine al contrario ok qui non c'è niente di vivo di cre di creazione qui è solo un'imitazione della creazione quindi in parole poveri, i morti siamo noi, tra virgolette. Esatto, i morti siamo noi, ok. Quindi noi siamo una sorta di, di, di proiezione. Se è tutto un sogno, noi stiamo sognando di essere in questo mondo e lo sì, creiamo. No, esatto, noi eh, ci rincarniamo, no, quindi no, nasciamo. No, sì se l'hanno capito tutti però eh, sono concetti nuovi ma ricordiamo che sono informazioni che Sonia sta ricevendo e sono molto importanti perché comunque toccano tantissime materie di cui nell'ultimo secolo perlomeno se ne sta parlando tantissimo quindi ehm, a questo punto mi viene da chiedere perché ultimamente mi hai anche detto che c'è una parte del lotto famoso che è cosciente sì allora, eh, quando noi nella materia, ok, in qualche modo prendiamo coscienza, quindi siamo coscienti e riusciamo ad arrivare a vedere anche nell'antimateria, quindi nel creato, e siamo collegati al tutto, facciamo sì che chi è di là per la nostra genetica abbia un'elevazione coscienziale. Quindi, cosa significa? Significa che un nonno, i nonni o quant'altro. E hanno uno scatto quindi diventano già coscienti nell'antimateria e quindi sono avvantaggiati nella prossima vita ok infatti grazia scrive allora i nostri defunti sono più vivi di noi esattamente sì loro sono fatti realmente della particella di dio noi abbiamo siamo i scatolati noi abbiamo l'involucro materiale, la protezione per ogni, non implodere esatto. Così come Francesca dice di qua siamo nella Matrix. Questa, questa parola che si utilizza spessissimo, ma in effetti è così. Infatti, Matrix era un documentario, non era un film. No, Matrix la Matrix era un documentario con neon, eh, c'è eh, una... stata anche una serie di film poi. Ah, Io non li ho visti, però io so che è, è giusto. Il mondo terreno è un game, esatto. Lo so, questa sera c è, c è, come dire: è un po' eh, tutti, ecco. Siamo sempre con le solite domande, che però tutti... bisogna viverla bene. Nel senso che noi abbiamo scelto di fare questa esperienza, noi ci siamo portati oltre da creatori, abbiamo fatto la creazione inversa alla, inversa alla creazione, ok. Però ce ne siamo dimenticati perché nel corpo fisico e nella mente, ok? Ci si scorda tutto. E ecco, tutto Quindi, questo. Ce ne è... siamo scordati e ci siamo allontanati dal nostro eh, fondamento, da quello che abbiamo cominciato a fare, da, dal nostro esperimento iniziale. Ecco, per esempio, prendiamo uno Stefano Vacca che scrive: L'altra volta hai detto che vedevi Dio in ogni essere umano. Adesso siamo morti. Vedete come sposta subito il concetto? No, non ha No, perché física. lui non, ha, capi non ha capito. Però se, se Stefano ha scritto così, il nostro lavoro è spiegare meglio, perché se no lo, lo certo mettiamo... Che a, sì, eh, allora risposta. noi non siamo morti, noi siamo la creazione nella creazione, noi siamo antimateria, ok? Quindi siamo particella di Dio, noi siamo creatori. Siamo creatori che abbiamo scelto di fare questa esperienza in questo sogno al contrario. Quindi abbiamo creato la materia, la materia è il contrario dell'antimateria. Per vivere nella materia d'antimateria, devi avere un involucro materiale, perché sennò implodi. Perché l'antimateria al contatto con la materia implode. Noi siamo morti perché siamo nell'involucro, perché in questa. Dimensione materiale, al contrario abbiamo la mente. Quindi la mente mente. Quindi non possiamo fare quello che possono fare tutti i creatori. Se volessi spostare una montagna, la sposteresti, puoi farlo? Se vuoi rimpicciolirti, ingrandirti o modificare qualsiasi parte di questo mondo lo puoi fare, no? Ti devi fare, scusami, un, un mazzo così per sportare la roba qua, hai capito? Per telefonare bisogna del telefonino, per quello si intende che siamo più morti noi che nell'antimateria, perché abbiamo sempre bisogno di uno strumento, di un qualcosa e ci riferiamo sempre al di fuori. Paolo Bernardini, ma tutto questo non ha molta importanza perché comunque torneremo tutti prima o poi ad essere soltanto antimateria. Eh, tutti. <ride> Nel senso che se tu la sei antimateria che è soltanto che non è bellissimo soltanto sembra quasi riduttivo no? Quindi soltanto, come... soltanto tu parli di tutta la creazione intanto, perché tutta la creazione è stata, è stata creata da una particella di antimateria, ok? Quindi tutto ciò che siamo è questo, e se è solo, non è solo. L'unico problema è che venendo a creare un mondo al contrario, ci siamo denudati del nostro vero corpo da creatori. Quindi, se siamo solo antimateria e non c'è un corpo fisico, svaniamo. Ecco perché ci vuole il corpo coagulato cosciente. Esatto. Silvano, allora perché tutti ci siamo attaccati a questa vita? È un discorso. Perché è reale. È reale, ma cos'è che non è reale figli? Ma è una roba pazzesca! Questa vita. Questa vita si è presa con, con la filosofia giusta dell'esperienza, è una vita meravigliosa. Cioè, che quando tu sogni vuole? non è che stai sognando sapendo di sognare, stai facendo la tua vita dove tutto accade e tu sei il protagonista del sogno. Non so se mi sono spiegato. Esatto, eh? oh, attenzione. Eh, quindi siamo degli ologrammi. Oh, Nicola Carella, noi siamo degli ologrammi. No, non siamo ologrammi, siamo l'antimateria A eh? è la stessa composizione quasi della materia, ma al contrario. Quindi non siamo ologrammi qua, abbiamo un corpo coagulato. Ok? Avendo un corpo coagulato, noi siamo materia anziché antimateria. Okay? Non siamo più particella di Dio pura, siamo, abbiamo, abbiamo questo involucro, questa mente okay? che ci fa stare qua nella materia. Certo. Paola Verona. Allora è la nostra anima che vive per noi. No, 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 non capisco la domanda. Eh lo so, eh lo so. La riformulerà meglio, Paola. Oh, la nostra amica sofia perché Gesù ha detto che si può con la fede fare tutto allora? ma certo con la fede ma Gesù ha anche detto che siamo immagine e somiglianza quindi la fede dove dovete riporla in voi stessi io non vedo nessuno che ha fede in se stesso in questa vita la fede la riponete nelle cose sbagliate la fede dovete averla prima di tutto in voi. La parola chiave è fiducia. Ed ecco una domanda che leggo nel pensiero di tantissimi che ci ascoltano che ha, detto, che ha scritto Laura. Allora la domanda è sempre la stessa. Perché veniamo nella materia per evolvere? Io l'ho già spiegato, però lo rispiego. Noi abbiamo avuto un progetto molto più grande. Okay, siamo creatori e abbiamo deciso okay, di fare questo mondo di materia, che è il contrario dell'antimateria, quindi della nostra particella, di quello che noi siamo per venire qua, ok, e provare questa, la materia, il tatto, la vista, okay, per sentire le cose nella pelle quando nell'antimateria non puoi percepire queste cose fisiche. Okay. ma ci siamo fatti sopraffare da questa creazione. Ci siamo scordati chi siamo, abbiamo delegato la nostra fiducia e tutte le nostre facoltà al di fuori, all'esterno. Oh, Elisabetta ha fatto una domandina di un nostro vecchio amico: tutti gli uomini si rincarnano o solo il 20%? Che secondo Malanga ha un'anima. <ride> Allora, questo qui è un altro concetto: questo di anima non è altro che la presa di coscienza, quindi è come un, un manto, no? lo vogliamo dire un'energia che si acquista prendendo consapevolezza, coscienza. Lo volete fare come un, una lotteria punti? Ok, con più punti c'hai, con più sei evoluto. Non c'entra niente che vai di qua o di là se non hai l'anima, l'anima non è altro che quello che ti il tuo progresso la tua evoluzione quindi tu vai lo stesso di là e di qua ti rincarni uguale ok il problema è quando è che ci si risveglia quando si prende coscienza quindi l'anima ti serve questa evoluzione per prendere coscienza ok allora, tante domande di cui alcune sono un po' da lasciare andare. Eh? Eh, avete una visione, giustamente, perché poi se non avete seguito tutto il percorso, eh, io adesso ti faccio un'altra domanda. È venuto a trovarti poco tempo fa Giordano Bruno, ok? Sì. Ricordo che Giordano Bruno è stato bruciato vivo il 17 febbraio del 1600 in piazza Campo dei Fiori. È un illuminato, un filosofo, qualcosa di tremendamente importante per l'umanità. E ti ha lasciato una frase che tu poi mi hai chiamato e mi hai dettato. E che adesso riporto tutti quanti a voi: è possibile liberare in vita dal luogo e dal tempo l'essere immortale? In noi, la ripeto. È possibile liberare in vita dal luogo e dal tempo l'essere immortale in noi. Ci aiuti a comprenderla? Certo, è quello che ho spiegato fino adesso è la presa di coscienza, il risveglio e il ritorno a essere quello che dove siamo. Cioè uscire da questa matrix, come la chiamate voi, del di là e di qua. Ok? A risvegliarci è come se tu finisci il sogno e ti svegli nel tuo letto di casa è così che deve accadere e questo lo sapeva già anche giordano bruno queste sono incontro. le parole di tantissimi anni fa di una persona che già sapeva però è stata bruciata al rubo certo. spero di avere sorte migliore <ride> Allora, c'è Paolo Bernardini che insiste con questo benedetto Gesù. Sì, ge mi ha chiesto prima se Gesù è esistito veramente, il eh Gesù certo. dei biologi, dei eh, eh, sacri. Eppure è fissato, ha un, una, una fissazione su Gesù. Vogliamo ripetere ancora una volta che Gesù è esistito? esiste. certo anche che sì, anche Gesù è esistito, esiste. esiste, non è esistito. Gesù c'è. Gesù esiste, tutti quelli che se ne vanno, sono andati di là, esistono. Gesù esiste come? Lui è un risvegliato, lui è asceso. Certo che esiste Gesù, Gesù è, è ovunque, solo che noi siamo nella materia e non lo vediamo. È come se noi fossimo ghiaccio e lui fosse vapore. Esatto. Certo che esiste Gesù. Le scritture non sono state scritte da Gesù, sono state scritte dagli uomini. Ok. Eh, e questo è, deve essere, penso, abbastanza ovvio, quindi noi le chiamiamo sacri. Ma perché, scusa Marco, scienza e religione non potrebbero essere un connubio? Senza, scusami. La scienza e la, la religione dovrebbero essere un connubio, no? Certo. Ok? Perché è, o scienza e religione? È ovvio che il creato è una cosa scientifica, ok? È ovvio che noi siamo oltre la scienza, siamo creatori e tutto questo l'abbiamo creato. Perché non dovrebbe centrare Dio in questo? Perché non dovremmo essere creatori? Perché una cosa deve escludere l'altra? Certo. Sofia ha scritto l'antimateria è negativa. In che, che senso? Eh? In che senso poi, è negativa? L'antimateria non... è negativa, non lo so che concetto... Gli, ha antiprot gli antiprotoni, gli antineutroni sono negativi? Eh, poi c'è da capire che senso dà lei al negativo. Non riesco a capire la negatività eh, se è fisica. Certo. La negatività forse perché è il contrario, la forma negativa. Antonella Spanu. Einstein lo aveva già intuito che è un connubio. La scienza e la religione, Stavo, lei ha preso. Infatti, questo... è lui che ultimamente mi dà tante informazioni. Ed è lui che mi sta parlando della particella di Dio e mi sta parlando di, del nostro mondo che l'abbiamo creato, che abbiamo, siamo riusciti a creare un mondo al contrario. Per vivere nella materia, ok. Vabbè, Fabio, ti, ti, ti leggo perché penso che questo sia un percorso umano. Ma se stiamo vivendo una vita difficile, vuol dire essere fuori strada verso il risveglio oppure le difficoltà fanno parte del percorso per arrivare al risveglio? Allora. Voi sapete, no? Che quando uno vuole creare di più di quello che deve, no? Che si spinge oltre, ok? Si crea anche dei limiti. E i limiti quali sono? I limiti sono eh, tutte queste sfaccettature che abbiamo nella materia, quindi i condizionamenti, la divisione, la paura, la dualità, il ciclico, no? Se tu guardi questo mondo e quell'altro, è tutto ciclico. So, il DNA è fatta a 8 quindi sono due, due cerchi. No, se tu guardi la Terra è tonda. Ok, se tu guardi l'orologio, se tu guardi tutto, i è mesi, tutto, è tutto 8. ciclico. Ok, tutto. ti parto da un presupposto: che cos'è un tondo? È lo 0? Quindi, questo, questo mondo qua, se fosse matematica, che cosa sarebbe? Nullo. È una grande illusione. È un'illusione. E tutte le esperienze che facciamo avanti e indietro non servono sempre a un'evoluzione, servono anche a un tenerci sempre più ancorati a questa illusione. Quindi bisogna tante volte togliere dei condizionamenti per arrivare, arrivare alla verità, a quello che siamo. Noi creiamo sempre una crosta sempre più spessa, perché di vita in vita, da epoca a epoca, ci sono sempre dei condizionamenti, ci sono sempre delle regole, c'è sempre la dualità, c'è sempre la divisione. Questo è un mondo materiale. Nell'antimateria non esiste né dualità né divisione né religione, né denaro, né potere. Okay? Quindi per Risvegliarci bisogna ritornare al punto zero, al nulla, zero condizionamenti, zero credenze, zero dualità, zero dualità. No, blu rose, non è come scrivi tu, e quindi con l'abbandono del corpo fisico ritorniamo nel mondo reale. No, non funziona così. No, con l'abbandono del corpo fisico andiamo a nell'antimateria, nell'aldilà, okay? andiamo nell'aldilà che non è altro che fatta di antimateria, quindi il contrario della materia, perché noi usciamo, usciamo dalla nostra capsula, siamo antimateria. Perché Marco diceva no, che ci serviva questo corpo eterico i primi giorni qua che stiamo nella materia per poi proseguire? Perché se no imploderemmo. Quindi per dopo il nostro corpo eterico comunque è antimateria, però ci serve nel passaggio, è come una protezione. Okay? Nel passaggio abbiamo questo corpo eterico e poi dopo proseguiamo. A che funzionalità avrebbe se non il corpo eterico? Se non di essere ancora più simile alla materia. Come protezione e come memoria. Quindi è un mondo specchiato a questo, ma in antimateria invece che materia. Quindi. Sì, ma è semplicissimo: cioè penso che l'abbiano detto dei grandi che io non sono niente, l'ha detto Einstein, hai nominato Giordano Bruno, cioè è, è tutto è, è la particella di Dio. È una vita che si studia, ma nessuno l'ha ancora capita perché è troppo brutto pensare di vivere in un sogno, no? È troppo brutto, no? dover, non dover dipendere dal di fuori, ma pensare di essere creatori, artefici di quello che siamo, Pensiamo, dobbiamo sempre appoggiarci agli altri, come facciamo? Siamo abituati a avere un compagno, è la metà della mela, è l'anima la, la, gemella, e, e tutto deve essere accompagnato, e tutto, ci deve essere un qualcuno che comanda, un qualcuno che insegna. Ci deve essere sempre un qualcosa al di fuori che ci aiuta, mai mai. Abbiamo dato a noi l'importanza che abbiamo. Oh, Dani scrive, quindi se ci risvegliamo tutti, questi mondi non esisterebbero più. Questo mondo che abbiamo creato è una grande figata. Non so se sapete a livello scientifico che figata è questa. Questa è una grande evoluzione. Ok? Se qualcuno si risvegliasse, magari... Okay. tanti altri verrebbero farebbero questa esperienza perché è bello fare l'esperienza della materia ma è bello fare l'esperienza della materia trovando il punto zero cosciente che quando uno ha finito questa esperienza si risveglia doveva essere un ciclo non doveva essere non ci si doveva instaurare Doveva essere solo un'esperienza. E poi io ritorno a casa, un sogno e ti risvegli. Non un sogno nel sogno, nel sogno, nel sogno, nel sogno. Io l'ho capito perfettamente. Eh, non so se Pizzisogna l'ha capito. Secondo la vostra esperienza è possibile pensare che finirà questo mondo di antimateria oppure è infinito? Siamo sempre lì a parlare di tempo. Allora, io penso proprio che se uno è cosciente e capisce che questo è un sogno e che il nostro corpo reale è altrove, non si preoccupa neanche se questo mondo esplode esatto. o implode, perché comunque noi siamo e noi ritorniamo a casa e ci risvegliamo nel nostro letto di casa. Quindi, esatto. se esplode un sogno, cosa succede? Che ti risvegli. Se finisce un sogno, cosa fai? Ti risvegli. E, e lo so, è difficile perché siamo nella materia, quindi c'è la paura della morte, c'è la paura del dolore, ci sono milioni di paure. È utopico perché Rol si è spaventato nel vedere la verità? Perché come faceva anche solo all'epoca sua dover spiegare queste cose? E anche io adesso sono in difficoltà a dover spiegare queste cose perché è troppo difficile la lasciarsi staccare da tutto quello che siamo attaccati. E' mio, è mio, è mio, la mia casa, la mia famiglia, la mia macchina, il mio lavoro. Mio, 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 tutto mio. Ma non è, non è, non è niente tuo, è un sogno. È un film. È un film che si ripete... Ogni, ogni volta un film diverso, sempre un film, sempre un sogno. Se si distrugge un no, sogno... No. Recentemente ho portato una, una mia amica che ha perso all'improvviso suo fratello, il quale è arrivato prontamente e gli ha detto, sorellina, ma io non sono morto ed è brutto essere invisibili. Me lo vuoi commentare questa frase che gli ha detto? Allora... Io non sono sicura. morto ed è brutto essere invisibili tu fai conto che da noi a loro ci separa il famoso velo sai cos'è il velo no certo. il velo no dicono togliere il velo e perché c'è il velo allora c'è un velo un velo invisibile loro sono sempre con noi protetti da questo velo ok ma noi non riusciamo a vederli come fai a vederli con una lente al contrario della tua? Faccio per dirti: io ho meno due decimi, eh, mi metto più dieci decimi o più due decimi. Cosa posso vedere io? Vediamo offuscato. Abbiamo neanche delle sensazioni. Talvolta siamo talmente ciechi e talmente poco sensibili. Che non sentiamo neanche i nostri cari, ma loro sono lì, di fianco a noi, sempre imperterriti di fianco a noi. Ma sono invisibili per noi, perché noi siamo al contrario. Loro ci vedono, ci sentono, ci seguono, ci cercano di consolare, cercano, ci preoccupano per noi, fanno la stessa vita che facevano di qua oltre a crearsi delle cose che hanno sognato di qua e qui non hanno potuto. Cercano di farsi vedere, di sentire in mille modi, ma noi niente, ciechi, sordi, dentro questo involucro, siamo proprio dentro una capsula, no? Che ci impedisce di sentire e vedere. Bellissimo. Oh, brava Viviana! Mi viene in mente il film Inception, Il sogno nel sogno, capolavoro di Nolan. Bravissima, andatelo a vedere e comincerete a comprendere che cosa vuol dire essere un sogno nel sogno. Te lo farò vedere, Sonia. È un film geniale, come d'altronde è interstellar. Quindi, sono, sono veramente. Ecco, se vogliamo parlare di guru, per me, i guru sono questi: sono questi registi illuminati, così come sono dei guru, dei grandi maestri spirituali, i grandi compositori. Queste persone portano qualcosa di importante all'umanità. Complimenti per questo tuo parallelismo su Inception. Ehm, allora, come mai sogna e meditazione senza pensieri arriva alla beatitudine? Connettersi con il nulla o il vuoto, siamo in una dimensione simile all'aldilà? Ripeti. Come mai sogna in meditazione senza pensieri arriva alla beatitudine? Connettersi con il nulla o il vuoto, siamo in una dimensione simile all'aldilà? Io non sono in meditazione. Cosa? Mi ha chiesto se io sono in meditazione? No, quando lei è in meditazione senza pensieri arriva alla beatitudine se cos, connettersi quindi chiede, no, con... allora, quindi okay, okay, ho capito, ho capito, chiedo scusa. Eh, sono, no, sono io, ma... Lei non è che abbia scritto in italiano, però stai scrivendo velocemente Allora, eh, chiedo scusa, ma non avevo capito. Eh, io eh, sono connessa col, con tutto, e ho, come dice, sa, Marco, ho due bimbi di tre anni, ho una vita frenetica, cinque figlie, eh, non, non sto mai ferma, ho mille pensieri? Eh? Sono anche, sono anche nonna e non ho un minuto per meditare, per stare tranquillità, quindi no, la coscienza non è determinata dal fatto che devi essere in beatitudine, la beatitudine non è l'aldilà, la beatitudine è una, farsi, una vana speranza di essere, di essere andare in un'altra parte, invece si è sempre qua. Quando vedi e senti, e non hai bisogno degli occhi e delle orecchie, allora sei a contatto col creato, con la coscienza. Esatto. Non c'è bisogno di meditare. Io non ho mai meditato, non ho mai avuto tempo. Non ho tempo neanche di farmi una doccia. Oh, brava anche Licia. Andatevi a leggere Bruce Chatwin. La via dei canti, come dicono gli aborigeni australiani, noi viviamo nel dream time, nel tempo del sogno. Grandissimi esseri evoluti, gli aborigeni australiani. Eh, leggetevi La via dei canti di Bruce Chatwin, grandissimo scrittore. Purtroppo, purtroppo, beato lui a questo punto, è andato di là. Eh, molto giovane ma che ha scritto dei libri fantastici, fantastici di cui questo, Le vie dei canti, è veramente magistrale pensate che gli aborigini sono proprietari di immensi territori in Australia e non esiste nessun, nessun atto notarile non c'è bisogno di questo e loro praticamente periodicamente un rappresentante di ogni famiglia proprietaria si riunisce in un grande concilio Adesso non mi ricordo più ogni quanto tempo e devono eseguire un canto, ecco perché si chiamano la via dei canti: un canto che è una specie di Nenia, proprio con delle strofe che ogni famiglia proprietaria ha e quindi manda un rappresentante a fare questa composizione insieme agli altri a dimostrare che sono ancora tutti in possedimento delle loro terre. Cioè, questa per me è una cosa. Da, veramente da altri mondi, di una... e qui parliamo addirittura del dream time, brava Licia. Oh, devo dire che ehm, abbiamo un pubblico questa sera di notevole, di notevole cultura. Il buon Paolo Bernardini che ci dice che se siamo tutti qua comunque un po' evoluti lo siamo, se no avrebbero già cambiato, e hai ragione anche tu. Mi fa molto bene, e andiamo a vedere. Allora, oh, Massimo Agosto dalle Canarie. Io vedo i miei cari sempre in sogno tutto assolutamente reale, giusto? Il sogno è una porta di accesso fondamentale, ok? Quindi Emma e Emma, loro riescono a farsi vedere nei sogni, assolutamente sì. Come fare per rompere il nostro involucro e poterci connettere con i nostri cari? Ah, qui aspetta, facciamo, facciamo la lista della spesa, non è come fare, è come sentire, come essere, ok? anche Carlos Castaneda, Eleonora, bravissima. Oh, stasera veramente puntatona memorabile, stanno veramente facendo delle, dei paragoni molto azzeccati. Ok, adesso ehm, a questo punto, eh, cara Sonia, noi stiamo per iniziare un, un percorso nuovissimo che è la rimozione totale delle lacrime, così chiamato, che poi tu avevi ricevuto in canalizzazione. Con il nome Asport Train, train che io pensavo fosse una parola inglese, invece sono andato su Google e ho scritto della parola africana con la K che significa lacrima, quindi Asport Train vuol dire. Eh, a sporto delle lacrime, ovvero ti hanno insegnato e poi non abbiamo elaborato, l'abbiamo fatto diventare un corso, una modalità per ehm, rimuovere tutte le lacrime di tutte le nostre vite, quindi di tutte le nostre incarnazioni, giusto? Quindi è un lavoro, un lavoro sul nostro corpo eterico che noi in questo momento abbiamo a che fare perché è sempre con noi. Dico bene, che cosa succede? In questo corso che abbiamo preparato, ma non lo sto vendendo, perché tanto siamo già tutti belli che pieni, non è quello il problema. Ma che cosa succede in questo lavoro sul corpo eterico? Allora, in questo lavoro non, non succede altro che ehm, noi riusciamo a tirare fuori tante persone, no? Tutte le persone, quasi il 90% delle persone che vedo, hanno comunque dei blocchi, delle paure, delle cose che non affrontano, oppure. Delle cose che guardando gli altri gli dà fastidio gli altri perché riflettono loro. Ok? Questi blocchi, queste paure derivano dalle memorie di questa vita e anche dal corpo eterico di tutte le vite passate. Quindi si crea una crosta, come ho appena spiegato, questa crosta che è sempre più spessita se non si ha un'evoluzione. Se si ripete la stessa vibrazione di esperienza, la stessa linea di esperienze, in tante vite si forma una crosta che magari è la paura del, dell'acqua, è, 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 è la paura del domani, è la paura degli luoghi chiusi, può essere la paura di eh, rimanere senza soldi, la è, paura di, di, di perdere, rimanere da soli, di rimanere la paura dell'abbandono, della perdita. Sono tutte queste paure che se si ripetono più di una vita assonanti diventano una crosta sempre più spessa e quindi eh, fanno sì che c'è una barriera tra noi e quello che siamo realmente, ci tengono sempre più legati qua, è una zavorra, io dico. Con questi metodi che, ci so, che mi sono stati dati da di là, da grandi, uno è stato Freud e Einstein c'è sempre e Groning è un altro, e ogni tecnica mi è stata data per aiutare le persone a togliere un po' di questa crosta e aiutarli ad andare dentro, ad ascoltarsi, quindi a renderli, eh, come si dice, autonomi, a far sì che loro stessi siano guidati dalla loro coscienza. E non che devono... così hanno il discernimento, riescono a capire ciò che è giusto e che non è giusto e qual è il loro percorso. Ok, e tutto questo si può fare... In una sessione, anche se l'abbiamo preparata, molto tosta, molto, molto corposa di due giorni. No, non tutti, cioè nel senso che già ci sarà una grande liberazione, anche perché la liberazione di questo corpo eterico avrà un nome. Questo corpo eterico che noi liberiamo avrà uno o più nomi e sarà a sé stante a noi e andrà analizzato. È, una, è un lavoro molto grande, introspettivo, evolutivo. Fa sì che noi riusciamo ad andare all'interno estrapolando quello che è strano in noi e lo tiriamo fuori. È importante, è importante per capire chi siamo, chi realmente siamo, e non a stare ai detti di libri o di culti o di religioni che ci dicono sempre le stesse cose ma la verità l'abbiamo già dentro, quindi dopo risuona, dopo si discerne, dopo si è coscienti. Ok, regia, se vuoi mandare il mio sito, se volete vedere, ci sono anche vari appuntamenti più avanti, eh, potete vedere sul mio sito quali sono gli appuntamenti per rimozione totale delle lacrime. È un lavoro vi assicuro veramente molto potente dato che ci siamo se qualcuno ancora non ha il eh, qui siamo quasi pieni il, eh, se non ha come si chiama il, il numero di telefono di, di sonia per prendere un appuntamento anche se c'è un po' da aspettare questo è il numero riceverete tutte le informazioni dovete solo mandare un messaggio scritto 371 637 9859 poi, come avete visto all'inizio, abbiamo fatto una, una promo su un appuntamento meraviglioso nelle colline pavesi. E eh, una giornata in tarda primavera in un posto stupendo, ve l'assicuro. Verrà anche Sonia a trovarci. E parleremo. Il paradiso può attendere. Ci sono dei relatori molto importanti, di cui uno è il dottor Piero Calvi Parisetti, che verrà dalla Scozia, dove vive, e che sarà in collegamento con me settimana prossima martedì prossimo eh, in diretta qui su youtube allora ehm, abbiamo tantissime ehm, come dire frasi domande molto belle che avete che avete scritto che avete detto io eh, avrei un'altra domanda da fare a sonia a questo punto ed è una domanda un pochino più eh, complicata anche se poi l'argomento stasera è stato ancora un po complicato ma questa è la serata che è il famoso DNA perché il DNA, se voi ci pensate, è a forma di otto, anche quello, giusto? Esattamente. Il DNA è a forma di otto. Prima abbiamo parlato che il nostro mondo è antimateria e materia. L'antimateria abbiamo detto che è viva, quindi è coagulata. Perché parlo, abbiamo detto l'al di là e l'al di qua e mi avevano... Già fatto il preconcetto dell'otto non perché è un otto e c'è il di là e il di qua, ma perché noi nel mondo di là è coagulato, quindi ha un DNA avendo questo DNA che appartiene a tutti perché siamo particella di Dio abbiamo questo creato e la particella di Dio è uguale a zero, il nulla nella materia perché non si può calcolare la particella di Dio nella materia è utopico perché sarebbe zero e non si può estrapolare per più di qualche secondo noi eh, l'otto non è perché è un otto quindi c'è uno in cielo e l'altro in terra ma perché il mondo di là è coagulato e quindi è a forma di DNA e quindi è otto quindi l'aldilà è di qua e ci separa solo un velo, non è in cielo, i nostri cari sono qua, sono qua, vivono leggermente una vibrazione diversa, sono di una composizione contraria a quella che siamo noi, ma sempre materiale, quindi c'è corporeità. E loro vivono lo stesso qui in simbiosi con noi da questo velo che a noi risultano invisibili ok ho spiegato che... bene sì 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 o chiedo scusa se non ho spiegato bene ma è complesso anche da spiegare certo ok eh, vabbè ci sono molte domande di natura diciamo condizionante che sono comprensibili eh, però direi che siamo arrivati alla fine di questa, di questa bellissima serata. Vogliamo concludere dicendo qualcosa di incoraggiante per il nostro pubblico? È incoraggiante, più, più tutto l'incoraggiamento che ho dato per tutta la diretta nel dire che siamo creatori, che abbiamo creato un mondo materiale per vivere nella materia, non per, essere, per esserne succube. Che possiamo risvegliarci da un momento all'altro essere chi siamo realmente e possiamo rituffarci di qua consapevolmente senza essere addormentati ecco c'è francesco potremmo chiudere con francesco macaluso che ha fatto una bella domanda da giornalista proprio ti ringrazio francesco e chiudiamo con te una domanda per sonia i corpi coagulati coscienti che hai incontrato ti hanno raccontato come è stata la loro uscita dal lotto hanno detto che cosa c'è oltre, certo che sì. Allora, voi vi aspettate che io vi dica che c'è altri mondi. Ok? Che c'è, ma il mondo qua come creato, così con dei canoni fisici e solo la materia, di là c'è il tutto. Sono ipotesi. Einstein le chiamava ipotesi, ipotesi di vita. Quindi ognuno può creare un'ipotesi di vita, non è fisso, non è materia, non è quello e basta. Non è che tu vai in Australia e c'è l'Australia, se vai in America c'è l'America ed è sempre posizionata lì e non cambia mai. È tutto mutabile, modificabile, è tutto creabile. Ok? Non ci sono stati, regioni, cose fisiche, mondi. Ci sono solo stati d'essere o ipotesi. Tu Stai canalizzando adesso? Eh? eh sì. eh. Ti ho sentita. Ricordatevi questa frase. Ci sono solo stati d'essere o ipotesi. Ok? Allora, ringrazio per innanzitutto i nostri leoni da tastiera ultra presenti, Paolo, Maria Teresa. Eh, e tutti gli altri che ormai siete quasi i nostri <ride> abituè è stata una bellissima serata eh, ci vediamo ovviamente settimana prossima grazie Sonia del tuo tempo ti lascio andare alle tue bimbe grazie una bella buona notte a tutti quanti voi regia possiamo mandare in oltre il nostro spot Buonanotte a tutti ciao Regalati una giornata in piena primavera a soli 50 minuti da Milano a Fortunago per Il paradiso può attendere. Dal vivo o in streaming, uno spettacolo formativo su cosa ci attende dopo questa vita. Uno spettacolo ricco di emozioni, filmati, musiche, interventi di grandi ricercatori per una giornata indimenticabile. Ti aspetto, io sono Marco Cesati Cassin.